Siamo tutti. Buongiorno. Buongiorno, proviamo a iniziare. Ok, bene, benvenuti, buongiorno. Io sono Laura Serafini, una giornalista del Sole 24 Ore, e oggi ho questa interessante occasione di così conoscere da vicino l'autore di un libro dal titolo molto intrigante. Il tempo dei nuovi eroi, Oscar di Montigny. E questo libro, insomma, apre un po' uno squarcio diverso sul modo di guardare l'economia, sul modo di guardare l'approccio di chi in qualche modo fa business, quindi sia delle grandi aziende, ma anche l'approccio dei singoli, dei fruitori, dei cittadini, in un mondo che sta cambiando in maniera molto importante, in maniera molto veloce. Io chiederei a Oscar di dirci brevemente qualcosa di sé, chi è, quanti anni ha, perché secondo me l'età è anche importante per spiegarci perché ci sono delle idee nuove, delle idee che sono dirompenti e che sembrano alle volte contrastare completamente con un mondo che continua a essere molto interessato a guardare al profitto, alla lotta di potere, alla difesa dello status quo, quando invece la fase che stiamo vivendo è portatrice di elementi di grande cambiamento, elementi che sono dirompenti. Da una parte abbiamo, come dire, il mondo che si muove, il mondo più povero che si muove verso il mondo più ricco, il mondo più occidentale, con queste migrazioni spinte anche da guerre. Dall'altra abbiamo l'innovazione tecnologica, i social media che stanno cambiando il nostro modo di vivere e di pensare. Allora vorrei chiederti innanzitutto, Oscar, dici qualcosa di te e poi appunto in questa fase con questo in cui insomma ci sono dei grandi cambiamenti che stanno proprio modificando il nostro modo di vivere e di pensare, come tu vedi un po' il futuro e la situazione diciamo attuale? Subito così. Vai, tu innanzitutto okay. Dici di te. Buongiorno, grazie per essere qui di sabato, non è scontato. Allora, io sono Oscar di Montigny, ho quasi 48 anni, nato e cresciuto a Milano, papà di 5 figli, 4 femmine e un maschietto, avuti tutti dalla stessa donna, che oggi, insomma... È un valore. Se non è un valore, certamente è un piccolo record. Sono manager in un importante, insomma, un rilevante gruppo bancario italiano, nel quale mi occupo di comunicazione, marketing e innovazione, oltre che aver fondato l'università aziendale. E ultimamente sono circa 3 anni che mi accade di girare un po' il mondo, per adesso ho fatto tutti i continenti tranne Australia e Nuova Zelanda, quindi l'area pacifica, per raccontare delle idee che ho provato a sintetizzare in questo libro, ma in quel caso lo faccio a titolo personale, si tratta di speaking platforms internazionali piuttosto che collaborazioni con grosse aziende sia nazionali che non. E recentemente, dopo essermi misurato per qualche anno con un blog, oscardimontigny.it, che è partito nel 2012, mi sembra, ho avuto l'invito da un editore a provare a mettere per iscritto alcune di queste idee, da cui è nato questo libro che è stato pubblicato a settembre dell'anno scorso. E, tra l'altro abbiamo fatto la quarta ristampa, credo, ieri o l'altro ieri, quindi... Sta andando, sì, è stato un parto quasi come il sesto figlio, però insomma mi sta dando sì, delle piccole soddisfazioni. Ecco, ritorno sul punto di prima. Okay. No, ritorno all'idea perché secondo me, come dire, ci sono questi elementi che stanno minando proprio il nostro modello di vita. Allora, siccome nel tuo libro... In qualche modo sei portatore di idee che a loro volta minano un po' un modello di vita, di organizzazione. Vorrei capire tu, comunque,
diciamo, in una fascia di età che è quella della generazione che, o delle generazioni che oggi potrebbero contribuire a dare una spinta, una delle idee alla, a, in un paese che insomma sta vivendo una fase molto particolare. Che cosa ti spinge a pensare che serva qualcosa di diverso? Ok, siccome avrò poco tempo dirò tutte le cose essenziali, magari anche rendendomi antipatico a qualche duno. Ma guarda, provando... io ti interrompo, non ti preoccupare. Ok, provando a sparare all'alta. Per me è stato un momento decisamente rilevante quando incontrai una frase che non è mia, anzi, peraltro, ci tengo a dire, quasi nessuna delle idee qua dentro è mia. Io non credo neanche alla paternità delle idee, credo piuttosto alla capacità di qualche duno fra di noi, auspicabilmente molti, che sappiano connettersi, tipo antenna, con delle idee che già preesistono a noi e tendenzialmente le sappia organizzare in una maniera nuova. Il mio sforzo è stato semplicemente quello di provare a organizzare delle idee che ho incontrato. Nel libro si parla di racconti, di viaggi, di esperienze personali, quindi nuovamente non qualche cosa che mi appartenga. C'è stata una frase che mi fu detta, che è stata per me di ispirazione. Vivremo in eterno in quella parte di noi che avremo donato agli altri o che abbiamo donato agli altri. Ecco, mi piace pensare alla nostra esistenza, indipendentemente che uno sia genitore o no, di tanti figli o meno, professionista, importante o no, l'idea di viversi un po' come un dono. E trovo che oggi sia molto necessario, oltre che importante, vivere una dimensione di reciprocità. Io sono presunto esperto di innovazione, megatrend, nel senso che per lavoro studio i grandi scenari, cerco di dare un piccolo contributo a capire, proprio anche professionalmente parlando, il futuro come sarà. Mi sono specializzato in questo, non per questo sono bravo autorevole, però è tanti anni che ci provo. Diffidate di chiunque vi dica domani certamente succederà che, perché il futuro per sua natura non può essere predetto, però può essere insomma come un navigante, no, che cerca di leggere i segnali del mare e delle stelle e quindi si sa, stante l'esperienza, prefigurare quali rischi prendere o se addirittura non uscire neanche dal porto con la propria nave. Ecco, unendo a modo mio tutti i puntini che ho raccolto in questi anni, e quindi è un mix di, diciamo, il mio background, io ho un background più che altro umanistico, quindi filosofia, ultimamente mi sono misurato dal 99, ultimamente sono tanti anni, con l'arte e la scienza, e ho incontrato professionalmente l'economia e la finanza, in realtà non appartengo a questo mondo in maniera originaria. Coniugando questi studi con la mia ricerca sul futuro, la tecnologia esponenziale, gli impatti che tutto questo avrà sulla società civile, così sono giunto delle prime riflessioni. Da qui anche l'idea nel titolo dell'uso della parola tempo, no? Siamo entrati in una dimensione temporale che ha una valenza epocale decisamente nuova, ma nuova lo dico proprio su una scala di magnitudo 10, rispetto al quale la nostra specie non è pronta, ma non perché insufficiente, perché carente, non è pronta perché ogni qualvolta ci sono stati dei cambi epocali e non delle epoche di cambiamenti. Un'epoca di cambiamenti quando siamo passati dai cavalli alle carrozze alle macchine. Noi stiamo entrando in un'epoca dove si andrà con un razzo su Marte, cioè Elon Musk sta lavorando a un progetto, si chiama SpaceX, Jeff Bezos di Amazon sta lavorando a un progetto, si chiama Blue Origin, Richard Branson sta lavorando a un progetto per andare su Marte, si chiama Virgin Atlantic. Devo dire, se tre dei dieci più ci stanno pensando, facciamoci almeno la ragione che siamo la soluzione alle migrazioni, spediscono poi ne parliamo magari. Allora, sto dicendo, quello è un salto epocale, no? Lo porto ad esempio perché non siamo qua a parlare di razzi spaziali, però ciascuno prenda questa salto, questa dimensione quantica in questo salto nel trasferimento di persone, lo porti nella propria vita quotidiana, non so che mestiere facciate, ecco, state per affronteggiare una situazione come questa. E questo sarà dirompente, si chiama disruption, no? Parlando di innovazione, su tutti gli assetti sociali della nostra vita. Da ciò che sarà il nucleo familiare domani, gli assetti organizzativi della pubblica amministrazione, la gestione della cosa pubblica, la geopolitica, l'economia, la finanza, il giornalismo, tutto verrà stravolto su una dimensione distruttiva. Sarà un salto evolutivo, se piglieremo l'orientamento giusto,
parlando di futuro non c'è certezza. Se dovessimo prendere l'orientamento sbagliato, è chiaro che andare contro un muro a cavallo non è come andare contro un muro con un razzo. Da qui tempo. Ti interrompo, vai. Te l'ho detto che ti avevo interrotto. Sì, tu sei libero. Però ecco, appunto, tu sei entrato, diciamo, direttamente in questo aspetto che secondo me, anche facendo il mestiere che faccio, si avverte in maniera nitida, cioè la percezione che comunque già ognuno di noi nella vita quotidiana ha la sensazione di essere destabilizzato da molti aspetti. Sì. Per me l'innovazione tecnologica è un fattore destabilizzante, perché comunque avere a che fare, per chi è nato con la macchina da scrivere e la carta stampata, oggi si trova non solo a dover lavorare alla velocità della informazione sull'online, ma anche con le app, anche con mille strumenti che rendono anche molto difficile conciliare la qualità di quello su cui stavo lavorando e la velocità in cui lo metti in rete. Però ecco, mi chiedevo, allargando il discorso a quanto tutto questo sta cambiando, sta diventando dirompente, può essere anche devastante a seconda della strada che imbocca, quanto questo ci porta a ognuno di noi a un tema della responsabilità individuale, cioè responsabilità nel capire che stiamo vivendo una fase che non è normale, che è epocale, che da un certo punto di vista ci restituisce anche un grande potere, perché penso, solo per fare un esempio, al fenomeno a livello politico del populismo, della possibilità di anche pochi condizionare con dei click magari la scelta di candidati o il voto, pensando che tanto è colpa di chi governa, lo cambio con un click e così cambio. Quando forse c'è qualcosa che anche noi singoli dobbiamo cominciare a fare. Ecco, come il tema della responsabilità è uno dei temi centrali, forse il tema, tra l'altro ne parlo anche di questo nel libro. È curioso perché noi non ci siamo conosciuti poco fa, non ci siamo messi d'accordo sostanzialmente su nulla, però le confidavo la gioia nel vedere questa convergenza di vedute, per quanto poi non necessariamente attigua su tutto, grazie al cielo. Io gioco molto con le parole, a me piace studiare l'etimologia delle parole, perché ho scoperto che alla fine, quando studi il senso delle parole, riduce al minimo le difficoltà interpretative, no? Poi ci ammazziamo perché noi pensiamo cose diverse sulla stessa cosa, almeno basta leggere i giornali e accendere la TV per capire quanto è vero questa affermazione. Responsabilità, abilità di dare risposte, abilità di dare risposte. Essendo un cambio epocale questo, il mondo, la vita, la storia, i fatti ci stanno esponendo a nuove domande, per le quali noi come specie non abbiamo ovviamente le giuste risposte, perché siamo tutti il frutto di un'evoluzione che è cresciuta linearmente negli ultimi secoli. Quindi questo stato di difficoltà, precarietà, insicurezza, che è tipico di questo tempo, ve ne renderete conto, no? In tutte le discipline nelle quali l'uomo si manifesta in questo periodo c'è questo senso di precarietà. È tutto normale, è ovvio, è proprio un momento alchemico, un momento di confusione, no? In cui si rifondono le polveri in una maniera nuova, è proprio un principio alchemico. È un momento fantastico in cui essere vivi, cioè noi siamo in uno di quei momenti storici che ha la stessa valenza di quando l'uomo ha adottato in natura il fuoco e sono nate quindi le comunità, quegli esseri sono andati a vivere nelle caverne per proteggersi dalle belve, per proteggersi dal freddo, sono nate le comunità. Vale come quando quelle comunità hanno adottato quella forma in natura che abbiamo chiamato ruote, si sono messi in movimento, le comunità si sono incontrate fra di loro, è nata la cultura, l'arte, la scienza, la filosofia, il commercio, la finanza, il giornalismo. Siamo nel momento storico in cui c'è il terzo salto. È un momento fantastico, si distruggerà tutto e si rifonderà tutto. Ora il tema è, se non compi un atto di responsabilità, tu subirai questo cambiamento e l'unica esperienza che farai sarà quella della inadeguatezza. È ovvio, cambia tutto, sei inadeguato per natura. Se invece cercherai di essere nel flusso del cambiamento e non potrai governarlo, perché un singolo non potrà governarlo, è evidente, tu cavalcherai un'onda, proprio, non so chi di voi abbia mai fatto il surf, è proprio la metafora del surfista, chi la piglia per primo se la cavalca tutta, io ho fatto il surf, c'è delle leggi quando cavalchi le onde in acqua, delle regole da rispettare, e sarà un momento fantastico.
Da qui grande atto di responsabilità. Bisogna studiare lo stato in cui siamo. Io ebbi la fortuna, poi mi taccio, di incontrare il Dalai Lama, ok? Ne parlo nel libro. Fu un incontro fugace per una storia non accidentale, perché ci fu una ragione per la quale ci incontrammo. E mi ricordo, in questa breve chiacchiera, io volli verificare se per caso questi aforismi che ogni tanto incrociavo su di lui fossero in realtà effettivamente a lui riconducibili, e lui me lo confermò. Non ci sono uomini nati sotto buone o sotto cattive stelle, ci sono solo uomini che sanno o non sanno leggere il cielo stellato. Chi fra di noi saprà leggere il cielo stellato saprà vivere come protagonista, che non significa il più grande al mondo, ma nella sua microcomunità, questo cambiamento, e questa è la più grande assunzione di responsabilità. Chi non saprà leggere questo cielo stellato si dichiarerà bravo, ma in realtà sarà stato fortunato, oppure si deprimerà, ma in realtà semplicemente sarà stato ignorante, cioè avrà ignorato il cambio in corso. Dobbiamo prenderci tutti questa piccola responsabilità. Poi magari vale la pena dettagliare cosa poi significhi quotidianamente tutto questo, perché restano una dichiarazione di intenti. Il tuo discorso mi fa venire in mente la fase che stiamo vivendo nel giornale in cui lavoro. Penso che, ahimè, le cronache abbiano dato ampio risalto alla situazione di grande crisi sia economica, ma anche, diciamo, di gestione non proprio specchiata di questo giornale. E viverla da giornalisti che lavorano in quella testata da tanti anni, e vedere che si concretizzavano cose che in qualche modo noi abbiamo da intuito, tempo anche denunciato, cercato di come dire, contrastare anche nel tentativo di dialogo con la proprietà, con l'azienda, eccetera. E lì il tema era assistere in qualche modo passivamente a un processo, non dico prevedibile, ma insomma non così assurdo da immaginare, oppure cercare di dire: ragazzi, il film sta cambiando poi per un motivo fondamentale, del motivo per cui stanno cambiando tante aziende. Noi abbiamo di nuovo i casi Alitalia, ma abbiamo mille casi di Ilva, abbiamo mille casi in Italia di aziende grandi e piccole che sono in sofferenza. Sta cambiando perché il soldo che girava una volta non gira più, per cui le tante magagne che prima si disperdevano nel mare magnum dei soldi che giravano vengono a galla in tutta la loro pochezza. E quindi per noi giornalisti, in questa fase che è ancora in corso, è ancora aperta, noi non sappiamo dove andremo a finire, c'è proprio un tema di grande responsabilità individuale nel dire: Devo cambiare io nel non pensare che c'è qualcuno che decide il giornale la mattina e mi dice cosa devo scrivere, oppure questa cosa non me la fanno scrivere, allora sto lì e divento passivo. È una fase in cui bisogna combattere ogni giorno in cui ti vorresti deprimere, non lo devi fare, perché secondo me in questa fase, proprio perché si sta sgretolando un modello precostituito che ha fatto ormai la sua vita, bisogna trovare una nuova ricetta, e la ricetta la troveremo soltanto se ognuno di noi tenta una strada che può fallire, che può portarlo, diciamo, a come dire, essere deluso, ma anche a forse scoprire qualcosa. Lo dico perché, insomma, noi abbiamo combattuto una battaglia, abbiamo pagato dei prezzi, però qualcosa si sta muovendo in una direzione un po' più sana. Quindi già così, nel mio piccolo, mi viene a dire, ne è valsa la pena. Però, Oscar, io a questo punto vorrei aprire con te il tema di una parola che tu usi nel tuo libro, che è una parola che secondo me è assolutamente cruciale in questo periodo, quella degli eroi. Esatto. Perché noi siamo abituati ad avere tanti eroi, tanti, così, no, facendo il mio lavoro, super manager, fantastici, bravissimi e tutto quanto. Ma esistono questi eroi? Sì. è la seconda grossa provocazione del testo, no? Non a caso afferente il titolo.
Allora, chi era l'eroe nella tradizione classica? Nella tradizione classica, se io dovessi dire immaginatevi in questo istante un eroe, voi rispondereste tendenzialmente in maniera probabilmente diversa da quello che sarebbe l'immagine che utilizzerebbero i nostri figli, se non addirittura i nostri nipoti, no? Però credo che quasi tutti noi appartiamo a una generazione per la quale il riferimento eroico probabilmente è una figura mitologica della cultura greca, no? Sì? No? Sì? L'eroe. Dovessi dire, disegna un eroe. Allora, chi era l'eroe nella mitologia greca? L'eroe era un semidio, cioè colui che nasceva dall'accoppiamento carnale da una divinità che scendeva dall'Olimpo, si accoppiava carnalmente, nella maggior parte dei casi con una donna, raramente avveniva che scendesse una dea e si accoppiasse con un uomo, si lasciasse fecondare da un uomo, però era molto più frequente il caso, l'altro caso. E dopodiché il dio se ne tornava nell'Olimpo perché... per una divinità vivere in mezzo agli uomini, poco interessante, questa donna procreava, metteva al mondo un essere che aveva forme umane, ma aveva una genetica divina, grazie al seme paterno. Questa genetica lo rendeva diverso dai suoi simili umani, ed era un semidio. Era una persona che, in sembianze umane, manifestava qualità divine. Peraltro, molto interessante, qualità che lui iniziava a disconoscere crescendo, no? Acquisiva consapevolezza di questa cosa. Pensate proprio alle storie come venivano raccontate. C'è una parola molto interessante del mondo eroico che è entusiasmo. Enteos significa con Dio dentro, abitato da un Dio, o meglio detto, ubriacato di Dio. Un eroe era una persona entusiasta. Ma entusiasta non perché festa stasera, poi è sabato, no, tutti entusiasti, no. Entusiasmo significa la genetica di Dio dentro di te. Fino alla generazione precedente la nostra, e probabilmente anche la nostra, noi per secoli abbiamo prodotto figure eroiche, no? Voi facilmente associate l'idea dell'eroe, parlando di civiltà o comunità, quindi una dimensione non metaforica più come quella greca, Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa, Giovanni Paolo, sceglietevi voi i vostri riferimenti sociali, culturali, perché non c'è una bandiera per queste persone. Sono state tutte persone che, come nell'antichità, si sono prese carico di un bene collettivo, si sono sacrificate per il bene collettivo, hanno sconfitto il nemico per conquistare la spada nella roccia, l'anello del Signore degli Anelli, quello che vi pare, sono tornati alla loro origine, dal loro popolo, e ci sono tornati da eroi, da capi di quel popolo. Quindi Martin Luther King è riuscito ad abbattere una barriera che purtroppo oggi sta tornando, Nelson Mandela uguale, così tutti gli altri. Per uno era il razzismo, per l'altro la povertà come Madre Teresa, per l'altro il dialogo interreligioso come Giovanni Paolo, e mi fermo nuovamente con gli esempi, sennò ci perdiamo in fazioni, no? Noi non stiamo, questa generazione non ha prodotto queste figure, non ci sono. Eppure restano le questioni, no? Di caratura mondiale. Allora io ho fatto la riflessione, ho detto, ma perché non stiamo producendo in questa quantità personaggi di quel tipo, non più? Io insegno all'università, spesso domando agli studenti, mi dite un vostro eroe chi è? Sono quasi tutti personaggi dello show business, quindi tendenzialmente o sportivi o personaggi dello spettacolo. Ma non c'è un male in questo, no? Ci sta. Però non so se io vorrei far governare il mio pianeta o il mio paese o la scuola dove vanno i miei figli da... un calciatore, o musicista, ma non per cadere nel cliché, parlo proprio dell'architettura culturale che queste persone rappresentano rispetto a un Gandhi o Martin Luther King o così via. Ecco, allora io mi sono risposto che forse è il tempo di nuovi eroi, che credo debbano essere, stante anche questa liquidità nella quale si sta sciogliendo la società. Oggi si parla di società liquida, si parla di informazione che è sui social, tutti facciamo informazione, tutti facciamo politica, siamo tutti cantanti, cuochi, calciatori. È una dimensione sociologica che è cambiata. Forse si può anche democratizzare il tema dell'eroe, no? Quindi chi sono i nuovi eroi? Noi. Gente normale, rispetto agli standard mitici dei Mandela, eccetera, che si lasciano abitare entusiasticamente, non da una genetica, perché credo che nessuno di noi abbia un padre che è sceso dall'Olimpo, ma quel concetto di entusiasmo, che per i semidei era la genetica, per noi deve essere, dico, è un deve assertivo, chiaramente non imperativo, semplicemente un valore universale, non un dogma.
Il dogma separa. Noi ci ammazziamo per un Dio, ci ammazziamo per un filone d'oro sottoterra, ci ammazziamo per possedere una montagna dove c'è una risorsa d'acqua, ci ammazziamo per, no? Un valore universale per sua natura è universale. Allora, se io credo che, e questa è la grande provocazione, se le persone normali, dove per normale, però non vi immaginate necessariamente la persona che socialmente inquadriamo come umile o periferica nell'assetto gerarchico della società, la normalità siamo noi che non siamo al governo del popolo, non siamo in Parlamento, non siamo il capitano della squadra di calcio, campione del mondo, si lascia abitare da un valore universale e lo incarna, da un ideale universale, lo incarna in valori quotidiani e quindi vive entusiasticamente questo cambiamento, diventerà la guida del suo popolo. E vi assicuro che tutti voi avete popoli molto importanti. So che ci sono persone che governano aziende qua, ci sono manager di quelle aziende che governano gruppi di lavoro. Basta essere genitore di un figlio, professore di uno studente, giornalista che scrive un articolo che almeno una persona leggerà, è la sua comunità. Improvvisamente, se tutti ci mettessimo, nascerebbe una rete naturale. Siamo tanti, siamo 50, 60 oggi. Quante persone avete sul cellulare? Facciamo la moltiplicazione. Abbiamo già letto il sindaco di questa città, semplicemente con noi più tutti quelli che abbiamo sul cellulare. Beh, considerato la media con cui vengono scelti i candidati dei 5 Stelle, che hanno 40-50 preferenze con i click, insomma sì. Io sono apolitico. No, ma non lo dico nel senso che lo dico appunto dicendo che questo poi scarica su di noi responsabilità, perché quel click può essere cruciale in questa fase, no? Se non ci assumiamo responsabilità saremo schiacciati. Veramente, ci governerà uno con 50 click. Guardate che è un paradosso, eh? Eppure così. Mettiamoci noi. Ma si può fare politica senza fare politica? Sì. Esci per strada, raccogli quella carta per terra anziché aspettare che lo faccia nel turbino, che non lo fa perché è in sciopero, perché il comune non lo paga, perché il consulente ha rubato i soldi, perché avevamo appaltato a quello che era il cugino del fratello. E quindi, cazzo, quella strada continua a restare sporca. C'è un bambino di 5 anni. Cavolo, quindi quella strada continua a restare sporca. Ma senti, però adesso mentre parlavi mi veniva in mente una cosa. Cioè, il fatto della diffusione appunto del web, della vita online, sia i social media sia anche gli acquisti online, la banca online, questo ci porta un po' ad aumentare quel distacco dalla realtà, quindi andare a vedere che c'è la carta per terra o che il bene comune viene degradato, e quindi ci porta poi alla fine ad essere distaccati dalla realtà e quindi meno responsabili. Non ve lo potete permettere, non ve lo potete permettere, e guarda, su questo sono molto chiaro perché il tempo tra l'altro sta correndo veloce. Io ho capito una cosa, che non so se sia la verità, però nella mia casa ho fatto la differenza. La mia vita dipende esclusivamente dalla qualità della tua vita, finito. Io dipendo da te. Questo potrebbe essere una dichiarazione con un'accezione spirituale, perché alcune filosofie, soprattutto del Medio Oriente e dell'Oriente del mondo, l'hanno scoperto, si dice, da secoli. L'ha scoperto la fisica quantistica. Recentemente la fisica quantistica ha scoperto che tutti gli atomi di materia presenti su questo pianeta mantengono la memoria di un nucleo originale di materia da cui si dice si sia scatenato poi il Big Bang, che ha generato tutto ciò che oggi è realtà materica. Io sono fatto della stessa materia di cui sei fatto tu. Le mie particelle hanno una memoria delle stesse particelle tue. Io sono uguale a te. Abbiamo forme diverse, ma noi confondiamo la diversità con l'unicità. Io sono unico, lei è unica, siamo due unici. E invece noi chiamiamo questa cosa diverso. E siccome noi stiamo bene per natura solo con chi è simile a noi, tutto ciò che è diverso o molto diverso ci spaventa. Mai nella storia dell'umanità c'è stata tutta questa unicità, tutta mischiata insieme. È la rifusione delle polveri, un momento storico epocale, fantastico, è un'abbondanza mai avuta prima. Noi invece alziamo muri, spariamo la gente. Quindi non vuol dire tutti dentro, liberi tutti, perché ci vuole un'architettura sociale per regolare questa complessità. È qui che c'è il cambio epocale sul quale sta fallendo la politica. Non sta essendo capace di produrre architetture sociali e politiche abili nel dare risposta, responsabilità, a questa nuova suggestione.
prima che disegnano le leggi sociali che governeranno questo popolo, noi abbiamo una possibilità, che là fuori per strada si faccia lo sforzo di incontrare l'altra unicità. Due, siamo animali perfettamente economici. Biologicamente voi siete perfetti economisti, siete fatti di, si dice, 37 miliardi 200 milioni di cellule che convivono perfettamente insieme l'una in relazione all'altra. Se tu ti tagli un polpastrello, tutto il tuo corpo registra il difetto e va ad occuparsi immediatamente di quella parte perché sa che da quel difetto si potrebbe innescare un male che mette a repentaglio tutto il sistema, quindi tutti per uno, e quell'uno sa che deve ripararsi in fretta perché sta per mettere a repentaglio il tutto e quindi compreso se stesso. Vi è chiaro il concetto? Siamo 7 miliardi 400 milioni sul pianeta, cavolo, riusciamo a riprodurre un qualche cosa che già ci appartiene biologicamente? Cosa manca? Un atto di responsabilità, un atto di volontà. Einstein diceva sempre: i problemi vanno risolti a un livello di coscienza più profondo di dove il problema è stato generato. Dipende da noi. Se siamo biologicamente economici, se siamo per la fisica quantistica tutti interconnessi, e lo dice quindi la scienza, non l'ennesimo guru ispirato. Guru significa colui che toglie i veli dell'ignoranza, quindi non significa il santone. Cavolo, è il tempo nostro. Ma ti faccio un'ultima domanda di conclusione perché ci avviamo un po' al termine di questo evento. Prima hai accennato al fatto che fai un lavoro particolare, lavori con un'azienda importante di questo paese, e un po' sempre appunto con l'ottica del lavoro che faccio, mi chiedo se in qualche modo non ci sia invece l'interesse, così stringiamo il campo a questo paese, al fatto che l'assetto costituito dei poteri attuale, gli equilibri del capitalismo attuale di questo paese, quindi anche le dinamiche del profitto di questo paese, in qualche modo abbiano tutto l'interesse a non far sviluppare questa responsabilità individuale, questa capacità di mettere insieme le unicità. Come la vedi? Assolutamente sì, sono d'accordo con te. Tutti i sistemi prestituiti di qualunque natura, economici, finanziari, politici, sociali, sportivi, qualunque cosa, per loro natura mantengono lo status. Un sistema, tanto più se già complesso perché molto evoluto, non ha alcun interesse a alterare l'assetto. Non sarà la politica a portare la soluzione, nella cosa pubblica, non sarà la finanza a portare la soluzione, non saranno gli economisti a portare la soluzione nell'economia, non saranno gli sportivi a portare la soluzione nello sport, non sarà così. E sarà una cosa che arriverà dal basso, ma deve arrivare pacifica. Come l'uovo quando si crepa da fuori è il principio della morte. Quando l'uovo si crepa da dentro è il principio della vita. Possiamo solo autorigenerarci. È il tempo di un nuovo rinascimento. Bisogna umanizzare le cose. Io sono un grandissimo fautore della tecnologia, dell'innovazione esponenziale, ma la domanda è: qual è l'orientamento? Incontrai Tara Gandhi, la nipote del Mahatma Gandhi, figlia del suo terzo figlio. C'è una sua bellissima lettera manoscritta qua che mi ha mandato sul silenzio. Lei mi disse: mio nonno Gandhi, quando vivevo con lui nell'ashram, mi diceva sempre: Tara, non è la velocità che fa la differenza, ma è l'orientamento. Noi oggi possiamo avere una velocità enorme perché oggi è il tempo della velocità. Serve però l'orientamento. Io l'ho chiamata economia 0.0. Così, mentre in Confindustria si parla di 4.0, oggi se sei 2.0 qualche cosa sei uno sfigato, sei un poveretto, no? Io sono un manager 2.0, madonna, già puzzi di morto, no? I telefonini sono già 5G, Esatto, 5, 6, 7.0, io dico 0.0, velocità ma contatto col valore, contatto con l'essenza, contatto con lo scopo. Il capitalismo ha fallito tristemente, non perché è sbagliato, il capitalismo è perfetto nel suo mandato, generare un vantaggio, no? Un margine, un utile, si dice in azienda. La domanda è perché? Non è produrre l'utile che è sbagliato, la domanda è che te ne fai. Infatti il capitalismo ha fallito nei modi e negli scopi, non nel principio.
tu devi produrre un utile, lo dice la parola, utile. Utile a chi? Se è utile, se solo a te non si chiama utile, si chiama vantaggio. E quindi si parla di egonomia, non di economia. Se è utile alla collettività da cui tu dipendi e a cui devi rendere grazie per averti consentito di produrre quell'utile, che è giusto che tu abbia in quota parte, tu sei un eccellente capitalista, hai prodotto un margine di cui te ne tieni il giusto e rimetti nell'economia reale il giusto. Noi siamo purtroppo animali che accumulano oltre il nostro bisogno e non capiamo che tanto vivremo 80 anni, 90 anni, non ti porti via una mazza. Tutti andiamo a finire in un lì, Rumi, un grandissimo, il più grande mistico dell'Islam, contemporaneo di Francesco, 1200, nessuno ci racconta che San Francesco incontrò il più grande mistico dell'Islam, perché sarebbe una roba difficile raccontare in televisione oggi, capite? Si incontrarono in Terra Santa, si incontrarono, si scambiarono punti di vista. Rumi diceva, non cercare la pace nella terra, cerca la pace nel cuore degli uomini. Noi siamo un dono, siamo esseri spirituali che stanno facendo un'esperienza umana. La religione ci vuole dire che siamo esseri umani che facciamo un'esperienza spirituale. Purtroppo oggi è un paradosso, anche la religione divide. Come fa Dio a dividere? Come fa Dio è un economista per eccellenza, no? Però sacrificherà anche noi nell'interesse della collettività, se noi non ci occupiamo della collettività. Noi siamo l'unica possibilità per questo pianeta, cerchiamo di non essere il cancro di questo pianeta. Bene, su questa, come 12. Dire, su questo auspicio sì, credo che ci dicano che dobbiamo. Comunque direi il messaggio è chiaro e, come dire, l'auspicio, ma io lo dico appunto, ci siamo conosciuti oggi convintamente, cioè secondo me o si cambia strada noi da singoli ora o sarà veramente dura, andremo incontro a una fase estremamente traumatica, bisogna pensare di cambiare ogni giorno un piccolo pezzo, perché cambiare non è facile, ma questa è la vera sfida. Se posso, visto che abbiamo 3 minuti, accolgo questa tua provocazione. Non è assolutamente una correzione, è una sottolineatura di quanto lei ha detto. Secondo me è importante l'idea dell'orientamento, più che del cambio. Cioè deve essere un cambio in una dimensione di migliore orientamento. Vi lascio con quest'ultima suggestione che per me è stata un'epifania. Io non sono un economista e sinceramente lavorare in banca mi sono sempre sentito un po' stretto. Poi un giorno sono stato sul vocabolario, ho cercato la parola economia e ho trovato arte di reggere e bene amministrare le cose della famiglia e dello Stato. E ho fatto una riflessione, due anzi, uno è un'arte. E lì mi sono sentito un po' più a casa. Ah, sono un artista. No? Poi mi guardavo attorno, non vedevo tanti artisti. Dicevo, siamo degli artisti. Un artista crea il bello dalle forme alla materia, no? Plasma, scolpisce, dipinge. Cioè, un artista, bellissimo, no? E poi c'era una particella in questo significato che mi ha veramente sorpreso. Perché se avessi trovato arte di reggere e amministrare le cose della famiglia e dello Stato, io non avrei obiettato su quel significato. Perché hanno messo arte di reggere e bene amministrare? Allora, una lettura superficiale ti indurrebbe a dire, beh, un buon economo, bene, significa produrre un margine, un vantaggio. Per me bene è fare economia perseguendo solo il bene della collettività. Consapevole che io dalla collettività dipendo e quindi starò producendo un bene per me. E se io fossi più bravo degli altri, naturalmente ci sarà il mio margine in quanto imprenditore capitalista. Io non sono per un po' a tutti, indipendentemente da tutto, perché è anche quello antieconomico. Arte di reggere e bene amministrare. È bene solo ciò che è bene per tutti. Se è bene solo per me, è una egonomia. Oggi, e concludo, il tempo non consente più una situazione sbilanciata, perché lo sbilanciamento è troppo grande. 8 persone sul pianeta posseggono una ricchezza pari alla metà più povera del pianeta, dati Oxfam presentati al World Economic Forum di Davos a gennaio di quest'anno. È antieconomico. Né questi sono dei ladri, né quelli sono dei poracci, ma non regge. Bene. Con questo messaggio, come dire, inquietante e importante. Perché è inquietante? È un momento fantastico, dipende da noi. È fantastico, però ahimè temo che chi possiede quella parte della ricchezza non la mollerà tanto facilmente. Come dire, vedendo i comportamenti... Cerchiamo di diventare quegli 8?
Il tema è non andarci a prendere quello che non ho, cerchiamo di diventare quegli otto. Sarebbe bello, non vorreste che quegli otto fossero San Francesco, Marto? Certo che tutti lo vorremmo, no? Dipende da noi. Se ci diciamo non è possibile... Ci riusciremo, ci ragazzi, tutti a lottare per diventare un po' più ricchi. Nuovi eroi. Bene, grazie Oscar, grazie a voi per l'attenzione e, come dire, in bocca al lupo per il successo. Per noi.